Serbia Olanda 3-1 25 22 26 28 25 19 25 23 come un anno fa nella finale dell'Europeo a Baku la Serbia travolge l'Olanda e conquista la sua prima finale del mondiale. La Serbia comincia con il solito schema che si appoggia molto sulle schiacciate della Boscovi. L'Olanda, come aveva detto il suo allenatore già in vigilia, capisce che per mettere in crisi il gioco della squadra di Terzic deve puntare molto sul servizio. Aveva già vinto nel girone, ma quando non c'era la Boscovic, lo schema non funziona al meglio perché le olandesi sbagliano troppo al servizio e la Serbia vola via con una certa facilità. Punto cambio. Nel secondo set si gioca in fotocopia, ma quando l'Olanda sembra sul punto di crollare c'è l'impennata. Entra la centrale Kulaya che prende il posto di Lawi, alcune battute in jump front fanno danni sulla busa e l'Olanda si rianima. È il momento più bello della partita con le squadre che fanno giocate spettacolari grandi e alcune palle di Sloane che sorregge l'attacco delle olandesi. Punto le Orange arrivano per prime al set ball, ma la Serbia impatta ancora con la Boscovic che si procura anche la possibilità di andare subito sul 2-0. Ma c'è ancora l'impennata di orgoglio della Olanda con tante giocatrici che sono passate nel nostro campionato a chiudere e pareggiare i conti. La Serbia va sotto un paio di punti. La difesa olandese tiene le bordate di Boskovic e Majajlovic, mentre si alza il muro di Rasic. Da questo fondamentale l'Olanda ha ottenuto troppo poco. E la Serbia vola via. L'Olanda si affloscia, sbaglia anche in seconda linea mandando in difficoltà la distribuzione di Laura Dijkhoff. Nel quarto set non c'è quasi più partita perché le ragazze di Terzic mantengono il controllo della partita e non commettono più errori. La Serbia è ancora in finale a un anno dal successo nell'Europeo e a due dalla sconfitta contro la Cina nella finale di Rio de Janeiro. Si prepara per la gara di domani sera alle 12.40 italiane, mentre le olandesi saranno in campo per il bronzo alle 10.20 italiane.